Sì, mister, sicuramente non è un risultato positivo questo. Ho visto che da quando avete subito il gol il suo atteggiamento è cambiato anche nei riguardi della squadra. Non è stato un bel risultato questo, vero? Quando perdi è ovvio, ma questa è una squadra che purtroppo c'ha un sacco di problemi. E non sono problemi creati dalla squadra, ma anche problemi creati dagli altri. Cioè, onestamente facciamo fatica, la società sa come sono le situazioni, io sono qua, cerco di fare del mio meglio, però così in queste condizioni è dura, onestamente è molto dura, però non bisogna mollare per la società, perché è una società seria, e per i giocatori. Onestamente siamo in difficoltà perché abbiamo un sacco di ragazzini, qualcuno ci ha abbandonato, purtroppo in queste categorie ci vogliono le regole pure, perché sennò si fa molta fatica. Una vittoria importantissima, io a fine partita ho visto anche l'emozione nei suoi occhi, un ritorno positivo sulla panchina del Siderno. Sì, è vero, sono emozionato perché io credevo in un buon campionato per questa squadra. Purtroppo le varie situazioni che sono successe durante l'anno ci hanno consentito di esprimerci alla grande. Anche oggi abbiamo dovuto rinunciare a Mario Fuda e a Pasquale Saccape, per noi sono due pedine importanti in questo scacchiere. Però devo dire che i ragazzi non hanno mai mollato. Io voglio dire che nemmeno ho sentito dire questa settimana un sacco di stronzate. Quando purtroppo si perde paga sempre l'allenatore, come ho pagato io all'andata con la Lozzese. Stavolta ha pagato il mister Figliomeni, che non è uno qualsiasi, per cui io sono felice di rientrare. Non pensavo più di rientrare quest'anno, chiaramente, perché pensavo che ormai dovessi vedermi la domenica in tribuna a vedere le varie squadre del girone, però sono felicissimo. È una vittoria che non ci deve fare appagare, ma ci deve fare pensare che deve essere l'inizio di una lunga serie di vittorie. Abbiamo altre 7-6 battaglie da qui alla fine. Adesso ci è servita per metterci in carreggiata al pari con gli altri. Se oggi avessimo perso, probabilmente avremmo avuto un sacco di problemi in più. Però adesso ci riposiamo domani da lunedì tutti sotto a preparare questa squadra, perché Siderno è una grande città. La società sicuramente quest'anno aveva preparato un altro tipo di campionato. Io ero uno dei responsabili, perché avevamo garantito insieme al direttore sportivo e agli altri un campionato importante, non l'abbiamo fatto, e allora quando le cose non vanno bene l'allenatore è il primo che paga. Però il problema è che noi tante volte, forse ha detto bene Riccardo, che è un grande di questo campionato, noi forse oggi abbiamo preso quello che in altre partite meritavamo di più, oggi l'abbiamo preso, perché se magari quella traversa di quel grande fuoriclasse che mangia pane fosse andata dentro, sicuramente oggi non staremmo qui a parlare. Però noi siamo venuti a giocarci la partita, non abbiamo fatto barricate, tranne che alla fine, perché chiaramente alla fine era troppo importante il risultato. Però bravi ragazzi, bravi, è una vittoria che ci voleva per tutto l'entourage Siderno, per la città, per la società che aveva fatto tanto, che in queste settimane io avevo visto sofferente, per i giocatori che sono degli uomini importanti, non è vero che sono dei mercenari. Per me